Buongiorno a Fausto Gullo, presidente dell'antico Tiropolo Sport, questa diciamo bellissima realtà che cresce e anche nel tennis vuole ben figurare. Noi sappiamo bene che dai giovani ai meno giovani tutti sono in gara e l'antico Tiropolo è presente nei tabelloni della federazione, sempre di più. Ma questo è una speranza che è dura a morire, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada. Quest'anno abbiamo voluto creare una squadra che abbia delle ambizioni, quella di arrivare in Serie B, il nostro obiettivo è questo, non lo nascondo. Che dire, i ragazzi sono tutti bravi, sono tutti motivati soprattutto quest'anno. Io li vedo carichi, si allenano, discutono tra di loro, concertano. Insieme a Marco, da capitano, fa delle scelte tutte azzeccate, a dire la verità. E vedo uno spirito combattivo che non avevo mai visto tra di loro. Quindi questo mi fa immensamente piacere, vuol dire che premia i nostri sforzi, le nostre ambizioni. Anche i giovani sono in gara, ben figurano, vincono e questo è anche da stimolo a tutti i soci che ovviamente rappresentano questa società sportiva storica scendendo in campo tutte le domeniche e questa è una cosa bella, insomma. Sì, perché... certo, noi abbiamo diverse squadre, abbiamo la D, la D1, sono gli appassionati di tennis che partecipano direttamente loro proprio sui campi a combattere, a vincere. C'è un entusiasmo, non te lo nascondo mai, quest'anno c'è un entusiasmo particolare e la cosa mi fa immensamente piacere, non in quanto presidente dell'antico Tiravolo, ma in quanto proprio socio del Tiravolo e in quanto sportivo, in quanto poi appassionato di tennis. Io ho giocato una vita a tennis, per cui capisco perfettamente che significa stare sui campi e riuscire a vincere una partita combattuta soprattutto. Assolutamente sì, la struttura è sempre più funzionale. Certo, certo, su questo stiamo lavorando parecchio. Abbiamo creato campi che la federazione è venuta a controllare, sono rimasti tutti contenti, ma è tutta l'organizzazione che abbiamo affinato, diciamo, proprio tutta l'organizzazione. Le esperienze sicuramente anche a livello internazionale sono molto importanti, avete avuto voi consigli da tutti i rappresentanti della federazione internazionale su come fare, come non fare, eccetera, e sono esattamente 12 anni che qui si organizza il torneo internazionale. È vero. E anche quest'anno ovviamente ci stiamo attrezzando. Il torneo internazionale per noi è un fiore all'occhiello che ci fa conoscere un po' dovunque, insomma. Vengono e vogliono partecipare giocatrici importanti e devo dire che la federazione ci sta anche abbastanza vicino, insomma. Qui abbiamo Mara Sant'Angelo che viene spesso a darci dei consigli, che ci promuove. Devo dire insomma che le cose marciano abbastanza bene. La cosa che mi fa molto piacere è che abbiamo incrementato per esempio la scuola tennis. Ci sono dei ragazzi che stanno crescendo, il nostro Camillino è bravo, Gabriele è molto bravo e va avanti per la sua strada e mi fa molto molto piacere. Io gli auguro veramente di avere un grande successo in nome del Tiravolo Sport. Grazie Fausto sempre per queste bellissime chiacchierate e che ti vedo però molto felice, sì, e questo sì, a me sì, riempie di gioia perché so quale impegno voi diciamo avete nel cercare di fare le cose sempre bene e a livello dell'antico Tiravolo ovviamente. Speriamo di riuscirci sempre, grazie Mario.